Dopo i test di Misano Adriatico, il Rimini è partito alla volta di Nova Feltre, a paese nell'entroterra riminese, a circa 33 km di distanza dalla città romagnola. È una giornata soleggiata, qui siamo a due passi da San Leo ma anche dai Monti Carpegna. Aria pura, ossigeno puro, in mezzo alle montagne che racchiuderanno il ritiro di questi 5 giorni che serviranno al neo allenatore Muccioli e al proprio staff per organizzare le idee e iniziare a vedere all'opera tutti i giocatori, infortuni a parte. Come sede è stata scelta quella dell'Hotel Magda, posto nel centro cittadino di Nuova Feltre, dove ad accoglierci ci sono i gestori Davide e Gianni che ci aprono le porte del loro hotel. Dalla sala pranzo e cena ci spostiamo nel retro, dove la scalinata congiunge il passaggio dall'hotel al campo principale del paese, anche se oltre a questa struttura verrà sfruttata principalmente quella di Secchiano. L'arrivo dei calciatori avviene nella piazza principale del paese, esattamente alle 11.07. Con loro Adrian Ricchiuti, apparso piuttosto emozionato nelle vesti di team manager biancorosso, ma pronto a mettere sempre il suo sorriso a disposizione del gruppo. Giocatori giovani e vecchi ci salutano con simpatia. Vediamo anche il neo allenatore Muccioli con il proprio staff che seguiamo fino all'arrivo in hotel. E proprio con loro scambiamo le prime battute di questa stagione che porterà nuovamente il Rimini nel campionato di Serie D, con il girone nord e sud ancora da definire. Ecco, passato da una piazza importante come quella del Romagna Centro a quella del Rimini. Ti chiedo se anche a livello di lavoro cambia qualcosa o sarà comunque la solita prassi normale, soprattutto all'inizio di una preparazione a terra. Beh, diciamo che la categoria è la stessa. L'anno scorso ha funzionato tutto molto bene, quindi diciamo che il riferimento a livello di lavoro sarà quello. Poi chiaramente le variabili sono tante, ci sarà da personalizzare il lavoro di alcuni ragazzi eccetera eccetera, però diciamo che la base sulla quale partiamo è un pochino quella che, su cui abbiamo lavorato lo scorso anno, ecco. Ecco Mattia, per non caricare, giustamente unendomi alle tue parole, per non caricare da subito i ragazzi, che tipo di preparazione viene svolta in questi primissimi giorni? Quello che ci puoi dire ovviamente. Certo, niente, di base voglio premettere che non c'è nulla da inventarsi, c'è solo da... bisogna avere sensibilità, bisogna parlare con i ragazzi, confrontarsi molto. La preparazione è stata impostata in modo progressivo. Essendo lontani dal periodo agonistico, sicuramente in questo periodo faremo lavori un po' più, così, tra virgolette, noiosi, però che servono. Servono soprattutto per creare una base ed evitare futuri infortuni. Diciamo che si passa da grandissime quantità di lavoro, piano piano si va a diminuire la quantità e si aumenta l'intensità per prepararsi poi a quello che sarà il periodo agonistico, ecco. È una squadra importante, le ambizioni sono tante, ma anche e soprattutto i tifosi si aspettano davvero tanto. Allora, qual è il motto che intendete seguire insieme al tuo capo, passami il termine, Simone Muccioli? Ma credo che innanzitutto il sacrificio sia la base di ogni cosa, di ogni lavoro, e credo che l'impegno e il sacrificio non devono mai mancare. Questo credo che siano i principi su cui si basa la nuova avventura del Rimini Calcio, ecco. Ecco, il tuo pensiero anche su Simone, avete lavorato assieme, iniziate questa avventura con il team biancorosso, ecco, magari in bocca al lupo dal principale collaboratore, penso che ce ne voglia tutto, perché per Simone sappiamo che è la prima grande vera occasione. Ma credo di sì, credo per tutti noi sia una grossa opportunità, una grossa responsabilità di una città affamata di calcio che ce l'ha dimostrato e ce lo dimostrerà. Credo che Simone sa quello che vuole, sa dove vuole arrivare con questi colori, e credo che anche per noi l'impegno, il sacrificio sia alla base. Diciamo che è una risposta che si aspettano un po' tutti i tifosi biancorossi. Con Pietro, il direttore sportivo, avete allestito un'ottima formazione. Il ruolo del Rimini nel prossimo campionato, sapendo che appunto è una neopromossa, perché ricordiamo arriva dal campionato di eccellenza. Ma io, come ho sempre detto, il Rimini è una neopromossa, la società ci chiede un campionato di consolidamento, però è normale che il Rimini dovrà approcciarsi a questo campionato da neopromossa, ma si chiama Rimini, e a questo campionato di consolidamento, sempre con il nome e con i colori biancorossi, con la storia e la tradizione che la contraddistingue, e con la responsabilità di sapere che comunque abbiamo una piazza che si aspetta tanto da noi. Normale che dovremo fare dell'umiltà, del lavoro, ma anche della consapevolezza le nostre armi, e dovremo non lasciare nulla al caso e dare tutti quanti il 100%. L'anno scorso hai sorpreso un po' tutti facendo un ottimo lavoro e seguendo un ottimo lavoro in quelli di Romagna Centro con tanti giovani. Quest'anno possiamo dire anche ai tifosi biancorossi che sei pronto a sorprendere anche loro.
Io ai tifosi biancorossi possiamo dire che sicuramente tutti quelli che calcheranno il campo d'allenamento, il campo da gioco, sputeranno sangue per questa maglia e metteranno tutto quello che hanno. Io per primo e il mio staff, quindi sorprendere non lo so, sicuramente vogliamo mettercela tutta, vogliamo non aver rimpianti e quindi non vediamo l'ora di continuare questo lavoro e di iniziare a vedere la squadra sul campo.